Allora, io vorrei dire qualcosa su giovani e vecchi. Qualche tempo fa io ero giovane e c'erano dei vecchi accanto a noi. Se erano delle persone stimabili, ci piaceva averlo. Parlo di Delio Basso, di Lusso, di Terracini ai nostri tempi. Se erano persone non stimabili, erano dei fetenti in ogni momento della loro vita, da quando sono nati fino a quando sono morti. E c'erano anche compagni fetenti già allora. Secondo, giovani e vecchi rispetto alla capacità di capire. Ma noi eravamo giovani allora, eravamo svegli. I giovani di adesso sono svegli. Non credo che ci sia tanta problema di didattica. Assolutamente. Chi si occupa di queste cose l'ha fatto per conto suo. Gli è piaciuto capire e gli è piaciuto acculturarsi per conto suo. E dunque questa rottamazione è assurda. Si rottamano soltanto gli scarti, non si rottamano le qualità. Dunque questa è la mia opinione, ricordando e pensando che le cose sono uguali. Sostanzialmente, o ci stiamo o non ci stiamo, o ci sono o non ci sono. Detto questo, io è stato molto interessante sentire, per esempio, un giovane, Michelangelo Tibeo di Viareggio. Ma sarà giovane, ma è sveglio, scaltro. Non sfugge la politica delle alleanze e la rottura delle alleanze cattive. Cioè, non è che abbia. Non è che è venuto, oh Vincenzo, mi racconti come si fa Viareggio? Lo sapeva, lo voleva, cioè aveva la sua capacità di stare nel conflitto da tempo, ha avuto delle esperienze durissime anche all'interno di un partito, ha capito di cosa si trattava, se n'è andato e ha ricostruito. Così sta succedendo dappertutto, dai messinesi, dai palermitani, tutti quanti. E per cui, ecco, altri interventi. Sempre di questo, interessantissimo è stato l'intervento di Michelangelo proprio, e credo che dovremmo augurare molto a quello che succederà a Viareggio, ma credo che qualcosa di buono sarà anche fatto nella campagna elettorale. Ah, un'altra cosa, le elezioni fatte a Viareggio non sono le elezioni politiche, partitiche di un gruppo, è una proiezione complessiva politica di un lavoro che è socialmente complesso. Dunque, anche le contraddizioni, se sei di partito politico sindacale, e ce l'hanno messa proprio apposta per non farci capire come invece la borghesia ha un'unicità di collegamenti tra il livello politico, partitico, sindacale ed economico, e non facciamoci mettere in mezzo da certi, diciamo, contraddizioni che non esistono. Milano, io vi auguro, siccome l'ha mandato a tutti quanti, di leggervi le 17 pagine del documento congressuale milanese. Perché è importante, come tanti altri che abbiamo letto, cominciando da quello di Napoli che è stato tra i primi, andando avanti in quello di Roma, non è soltanto un documento di linea, è un documento che va, oltre a fare discorsi di linea generale molto interessanti, perché si fanno certe aggressioni sulla finanziarizzazione dell'aggressione, ci sono ogni passaggio sulle morosità, su come funziona il comune, su come non ha funzionato quest'altro, ci sono delle analisi precisissime, ci sono dei problemi di inchiesta che ti fa capire anche la pesantezza di un lavoro metropolitano. A me mi è sembrato che veramente c'è la concretezza, il raccontare puntualmente di che si tratta, si collega poi al raccontare tutto. Dunque, anche quando un compagno di una sede ci racconta quello che sta succedendo nella sua sede, non dobbiamo essere intolleranti, come se ma ci siamo incontrati, ognuno racconta, questo è il motivo banale, l'ho sentito spesso anche, di critica alla segreteria nazionale, come se fosse una cosa noiosa e inutile sentire quello che succede nel proprio contesto, non comprendendo che quel contesto è facilmente poi collegabile a altri contesti. C'è una linea nera e una linea rossa che percorre ogni contesto, e la percorre non soltanto perché la realtà è abbastanza contigua, ma perché è unificata da una linea generale dell'organizzazione
che non è detta una volta per sempre, ma vive quotidianamente. L'unità dell'organizzazione è questa, perché non è fatta soltanto dai convegni, ma è fatta da una pratica. Altrimenti, pensate, se noi non fossimo uniti da qualcosa di molto più costante, quali casini sarebbero successi di opportunismo, di frazionismo, di espulsioni? Non è successo mai nulla. Nulla, salvo un caso limite, diciamo, che è successo a Chieti, ma è una cosa, diciamo, del folklore che succede qualche volta. Andiamo avanti. Io ho sentito due interventi che mi hanno anche probabilmente impressionato, non dico degli altri. L'intervento di Ragucci e l'intervento di Pepicelli, di Roma. E insomma, anche quelli sono emozionanti, perché tu vedi la complessità e la concretezza dell'applicazione e poi la capacità di esprimersi è quanto un'altra cosa. I compagni che hanno parlato qui si esprimono bene, si esprimono correttamente, si fanno capire. C'è qualcuno che è arrivato come osservatore, ha detto: io ho avuto una sorpresa da questo convegno, ma c'è un gruppo dirigente allargato, vado a trovare in giro, non ce ne mica tanti in giro così. Ancora avanti, parliamo invece di questioni che riguardano gli impegni. C'è un rischio, grave rischio. Diceva un rivoluzionario: non fare fare al popolo, ma anche al tuo partito, alle tue organizzazioni, più di quanto non sia capace di fare. Non esagerare, perché altrimenti, dando dei compiti troppo grossi rispetto al ciclo, tu porti delusione e panico. E in parte quello che è stato descritto da vari compagni porta molto panico. Allora, si vince e si perde da soli? No, si vince e si perde insieme con tanti altri. Oggi sono tendenze che vengono percepite anche del senso comune generale, con tutte le contraddizioni, altrimenti noi siamo delle persone fuori dal mondo. E siccome quello che noi percepiamo sta dentro non il senso comune, ma un senso critico di massa. Non crediamo che il popolo sia cretino, non crediamo che i giovani siano di per sé indifferenti a quello che succede. C'è una capacità di riflettere, ma anche di capire perché non sia possibile fare certe cose. E dunque spesso si richiedono altre cose. Ma si possono fare. Allora, l'intervento di Malaguti è eccezionale, perché prende la qualità della vita, la qualità anche della sofferenza rispetto all'erogazione dei servizi, alla vita generale. Tu devi riscaldare, devi bere l'acqua, devi trasportarti, e naturalmente sugli utilities c'è una enorme aggressione. Possiamo noi fare un'iniziativa di questo tipo a livello di denuncia, di propaganda, di suggerimento di una coalizione più vasta? Sì, ma soprattutto noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere. Fare bene le cose che ci appartengono, perché non soltanto l'esempio, come si è fatto in questi anni, che le cose che noi proponiamo non sono destinate alla sconfitta, può essere poi contigue e persuadere altri che i suggerimenti possono essere fatti. Ecco allora i rapporti che abbiamo avuto con altre organizzazioni, i video che abbiamo visto. Evidentemente la persuasione non è per quello che abbiamo predicato, ma per quello che abbiamo detto di fare. E ho visto delle osservazioni, qui dice, mi sembra non sera Berdini, che ha visto nelle nostre posizioni non soltanto la difesa delle condizioni materiali, ma il collegamento con dei discorsi generali di prospettiva. E questo è stato avvertito, credo, da moltissimi, dagli artisti. Insomma, perché è vero, perché noi abbiamo avuto la sfortuna e la fortuna nelle contraddizioni di stare a contatto con le cose più grosse che hanno girato in Italia, dai palazzinari più grossi, dagli immobiliaristi, dai finanzieri, dai quelli che hanno avuto dei fallimenti. Noi abbiamo conosciuto i Ligresti, abbiamo conosciuto lo Zunino, abbiamo conosciuto i Coppola, abbiamo conosciuto con delle trattative grosse, i ministeriali più accaniti. Cioè, nel lavoro fatto, e così anche negli enti locali, siamo trovati a imparare, a capire, come diceva il compagno, quando conosci bene l'avversario sei già a metà dell'ombra. L'abbiamo conosciuto bene e la stiamo conoscendo sempre meglio. Ecco, io penso che poi ci sono alcune questioni, lo butto lì in modo quasi, noi non possiamo dimenticare che mentre noi siamo qui ci sono decine e decine di barconi che stanno arrivando. Compagni, noi non possiamo rimuovere quello che è
un'incapacità o spesso anche una difficoltà popolare allargata di capire cosa succede e quale cosa potrà succedere. E se non lo facciamo noi che abbiamo i contatti su due versanti, chi lo può fare? Cosa si può fare? Salvini non dà nessuna prospettiva perché continueranno ad arrivare, basta. Che si fa? Ecco, io, mi dispiace, ma io penso che i compagni della, che rappresentano l'Associazione Internazionale degli Abitanti, e la critica faccio anche chiaramente al compagno Cesare Ottolini, devono assumersi delle responsabilità di narrazione, di racconto, di analisi su quello che succede sull'altro versante del Mediterraneo, molto più approfondite, non c'è bisogno di report, di conoscenza, di rapporti continui. E questo te l'ho sempre chiesto e invece ci sono delle grandi difficoltà di fornirli. Questo non è accettabile, noi abbiamo bisogno di avere, non per conoscere basta, ma perché dobbiamo capire allora qual è l'alternativa al fondamentalismo e al neocolonialismo. C'è una sinistra araba, una sinistra, diciamo, dell'area vasta, che può avere prima o poi una rinascita, a cui dobbiamo parlarci. Rispetto al campo iraniano c'è soltanto l'Iran tradizionale o rinasce anche una possibilità di una democrazia più avanzata? Non abbiamo bisogno di questo, assolutamente. Per cui questa parte è una parte deficitaria al nostro interno, deficitaria. E evidentemente bisognerà discuterne anche tra oggi e domani di come questa cosa debba funzionare meglio. I nostri dirigenti hanno delle forti responsabilità, devono farlo bene, devono farlo bene. Noi siamo tutti fratelli e amici, però siamo severi con noi stessi e con quelli che ci stanno vicini, dunque bisogna farlo. Ultima cosa, se possibile. La cosa più tremenda, noi ci siamo forse accorti dappertutto, come il nostro antagonista governativo è un antagonista cattivo e intelligente. Con un antagonista cattivo e intelligente si può contrastare, qualche volta anche fare delle tregue, si può fare qualcosa. E se l'antagonista è cattivo e cretino, siamo rovinati. Il tasso di imbecillità, di pressapochismo, di lavoro quotidiano con vuoti a perdere è enorme. Com'è possibile non capire, per esempio, che nell'emergenza, nella erogazione di fondi insufficienti quanto voi, non si può altro che avere una straordinarietà delle procedure? Come si fa a non imporre che il patto di stabilità non può stare sull'emergenza a casa, non può stare sull'erogazione per chi non può pagare l'affitto? Ci sono delle campagne grosse, inutile, noi dobbiamo prendere anche sul terreno fasullo del renzismo, perché il renzismo è una variante ancora più squallida del mussolinismo, che era molto più sopportato da tecnici, da persone competenti, aveva tutto sommato una capacità programmatoria che a questa gente non appartiene. Non si può neanche criticare Renzi di essere fascista, si offendono i fascisti, è molto peggio, è un fascismo imbecille. Questo che stiamo cogendo è ogni giorno di questo. Quello che diceva Pierri, di quello che è successo l'altro ieri, è una cosa pazzesca. Non c'è l'elargizione. Noi abbiamo avuto la cosa più avanzata in Toscana già un anno e mezzo fa, doveva partire tutto, è un anno e mezzo che non viene elargito un euro a tutta la morosità incolpevole. Dunque praticamente anche qui il rapporto con la proprietà e con la prefettura siamo nei gatto, perché come fai ad avere delle proroghe quando non succede niente? Ecco, io credo che noi abbiamo da portare in contraddizione rispetto al governo e ai governi locali non soltanto il contenuto generale delle proposte, ma anche il fatto che c'è anche un'incapacità riformista, di miserevole riformismo che non funziona. Siamo molto più indietro e più che evidentemente abbiamo delle capacità di contestazione anche più persuasiva. Niente, io credo che sarà necessario continuare subito dopo con le commissioni. Parteciperò alla commissione soprattutto dell'edilizia pubblica. Ho dei dubbi che sia possibile vincere facilmente sia sull'edilizia pubblica che sull'edilizia privata.
sono due tenaglie grosse in cui dovremmo praticamente mettere la briglia all'edilizia privata e dare un impulso, un grande contenimento all'edilizia pubblica. Però quello che diciamo è giusto, basta questo per avere ragione. Beh, però dire delle cose giuste, ma non perché pensiamo noi, ma perché sono verificabili da grandi masse, dalle opinioni pubbliche che sono giuste, ci dà la possibilità di giocare meglio, di persuadere. Io non credo che da ora in poi sarà tutto facile, ma neanche ostico. Ci sono delle contraddizioni nell'estremismo renziano che sono evidenti. Voi capite che l'estremismo renziano, il tipo di comportamento, lo obbliga anche a essere molto demagogico, di avere degli spostamenti all'estrema sinistra nei contenuti. Aspettiamoci di tutto, perché molto, man mano che si indebolisce il suo consenso, maggiormente deve spostarsi tra virgolette a sinistra. Questo sta nella dialettica, non una sinistra autentica, ma la sinistra diciamo del demagogo, la sinistra di chi butta più avanti diciamo l'obiettivo. Per cui è una parte che si apre a noi di progresso, di processo ancora più interessante nella linea che abbiamo già sviluppato almeno nell'ultimo anno e mezzo. Bene, io penso di aver detto anche troppo. Basta così.